sicuro manco metri. Oggi, ma perché c'è una luce là? All'orizzonte sta sorgendo il sole. Wow! Bellissimo, Comunque, mentre voi guardate il tramonto, cioè non il tramonto, vabbè, sorgere il sole, io vi dirò cosa dobbiamo fare oggi. Ci butteremo da tutta questa torre altissima. No! No! Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Scusate, penso che avete capito cosa dobbiamo fare oggi. Spero che avete capito. Bene, allora riprendo tutti i miei oggetti, che sono un cretino che mi sono buttato, li riposo, li metto in ordine, scusate. Ma perché c'è un secchio? Io non me lo ricordo che avevo un secchio. Vabbè. Poi blocco di slime, mi sembra. Questa è... Ok, perfetto. Oggi, prima che morivo, dovevamo salire tutto questa cosa. Comunque avete già visto come sono morto. Quindi, spero che vi sia piaciuto vedermi schiattare. Comunque, è meglio mettere pausa perché qua ci impiegheremo 100 anni. Ok, allora, spero che stiamo per arrivare in cima, ma non lo so. Guardate quanto siamo già alti. Per favore, fa che non cado ora. Dobbiamo buttarci dopo di sotto. Allora, siamo arrivati finalmente. Ci abbiamo impiegato. Allora, non ti buttare, Fabrizio. Prima spiega tutto quello che dobbiamo fare. Allora, ci butteremo, stavo dicendo, prima della nostra morte, con questi oggetti, e proveremo a salvarci con questi oggetti: un secchio d'acqua, una ragnatela, un blocco di slime, una perla dell'Ender e uno stivale di cuoio colorato di rosso con la caduta della piuma. Spero che funzioni. Allora, prima dell'interruzione. Sì, però guardate quanto siamo alti. Siamo più alti del sole. Insomma, la ci bruciamo. In realtà sto sudando già. Io che ci sbrighiamo prima che mi viene fame. Allora, comunque, guardate. Ma siamo sopra il mondo, sopra le nuvole. Ci credo che prima siamo morti. Vabbè, allora io direi di iniziare. Non già tremora mai, ragazzi, lo sapete questo, vero? Via! Vai, dai, 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 dai! No! Ragazzi, ci avevo impiegato 2 ore! 2 ore! Comunque, abbiamo fallito l'acqua. Adesso dovevamo provare, basta con sto secchio, manco ce l'avevo prima. Adesso dobbiamo provare, scusate che ma è impossibile trovare le scale. Allora, meglio che metto pausa perché qua ci vogliono 5 minuti, aia. Già una vita ci siamo tolti. Comunque meglio mettere pausa per ora. Ok ragazzi, ho sistemato qualcosina. Allora, non abbiamo più l'acqua, abbiamo un secchio normale perché l'ho svuotata ora. Allora, ho avuto un'altra idea. Prima volevo fare che io mentre cadevo piazzavo acqua, ma dato che è impossibile, possiamo dire, allora salto con l'acqua, con già l'acqua stessa. Vedete là quella macchiolina? Non so se la vedete voi, ma sì, la vedete? Quella macchiolina là, quel rombo blu, ecco l'acqua. Spero che sia l'acqua. Allora ragazzi, ce la possiamo fare. Dov'è? Per favore, che non voglio morire. Va a tutta velocità, andiamo! Vai, 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 vai!
ragazzi, ma che cavolo è successo? Perché? Ma perché? Allora, non voglio manco sapere. Forse devo scavare in un buco. Ma dai! Ma io che ne sapevo? Ti prendo l'acqua intanto. Ok, allora. Ma io che ne sapevo? Per favore, se avessi anche una pala. Però non la posso prendere perché siamo in un mondo piatto. Spero che sia abbastanza profondo. Perché l'unico. Perché poi non c'è il cubo indistruttibile. Non posso fare più di così. Non sopporto, lo sento ragazzi, siamo già morti, siamo già morti. Ma come fa uno a farcela veramente? Ma guardate, l'avevo toccata acqua, perché non sono morto? Ma ragazzi, ma scrivetemi nei commenti se sono morto perché magari ho sfiorato proprio l'acqua oppure perché ero troppo alto e quindi anche se ho toccato l'acqua non sono morto. Spero che sia abbastanza, no, non penso, assolutamente, guarda là, come faccio. Vabbè ragazzi, per renderlo più entusiasmante, ma sono già morto. Vabbè. Eh sì, ma, cioè, no, lo devo riprendere qua, lo metto di qua. Ma cioè, l'ho fatto dalla parte sbagliata. Il buco. Ho fatto un buco là. Come 27? Cavolo. Ho scavato 27 blocchi. Ma è impossibile. Ho scavato 27 blocchi. No. Vabbè. Vabbè. Sentite ragazzi, io metto in pausa il video. Ok, allora siamo arrivati. Ho fatto una nuova piscina. Non so se vedete la macchinina, no, perché c'è sta nuova ancora più elettrizzante. Mamma mia. Però l'ho fatta la piscina questa volta. L'ho fatta questa volta molto più difficile da darci. Mamma mia, mi faccio il segno della croce. No, vai più in là. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, bene, ora devo risalire. Pum, pum, pum. Sono svenuto. Vabbè, almeno la prima cosa ce l'abbiamo fatta a farla. Vabbè. Scusate, solo un secondo. Ragazzi, allora ci ho impiegato più di un secondo. Intanto per salire tutta questa cosa, poi a metà mi sono accorto che mi ero scordato di piazzare la ragnatela. Bene, che però è piazzata proprio, vedete, l'acqua, sì, ora si vede. Non bene, però, ecco, proprio, ah, proprio davanti c'è la ragnatela. Ragazzi, lasciate un mi piace, ce la faremo! Allora io mi fidavo di voi e voi non avete lasciato il mi piace che io ci riuscivo e mi avete fatto cadere qua. Mi avete fatto cadere qua, accanto alla ragnatela. Ora io non so se metterla di nuovo là, cioè, proprio. Questa volta però lo dovete lasciare, mamma mia, mi è caduta una cosa in mezzo all'acqua forse. Però me la ritrovo. Grazie per il mi piace, eh. Qua non c'è niente. Senti, ci piazzo anche il blocco. Tanto non mi serve. Allora. E allora forse. Ah no, l'ho ripreso. L'avrò ripreso già dall'acqua. È tutta colpa vostra se non ci ho fatta. Quindi ora lasciate il mi piace, fine. Ok? Perché io non ce la faccio più con voi qua. Lasciate il mi piace. Ok, questa volta ho già capito che non l'avete ancora messo il mi piace, mettetelo!
Se no io video in Minecraft così pazzi non ne faccio più. Oh, e finiamo la questione. Quindi mettete mi piace che cadiamo nella mia tela, non in acqua. O che schiattiamo. O che schiattiamo. Quindi lasciatelo. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ok, allora, possiamo dire che abbiamo fallito quello della ragnatela. Quindi, continuiamo, perché io qua non ci voglio più stare con voi, che dite bugie, guarda qua, dopo i slime. Eppure contento che non lo facciamo più, guarda qua. Un pio nella ragnatela del blocco slime. No, no, ne ho bisogno. Vabbè. Poi con un colpo solo si rompono su. Allora, vediamo se funziona, perché alcuni sono fasulli, eh. Dovrebbe essere bello elastico. No, mi sono pigliato. Ah. No, non voglio andare nell'acqua pure poi. Ma levati. Ti rompo. Sai, oh, come si distrugge la ragnatela? È quasi indistruttibile, una pacca ci vuole forse. Comunque ragazzi, ora saliamo, io non voglio più fare quello là. Una volta moriamo, la seconda volta andiamo in acqua a posto della ragnatela, basta. Io dico, immaginate che ora a posto il blocco di slime cadiamo nella ragnatela. Un sogno sarebbe proprio. Allora, oggi Federico non sta assistendo nel mio video perché forse si vede gli altri video, forse si sta vedendo su YouTube. Comunque, oggi non possiamo assistere. Cioè, lui non può assistere, intendo. Per fortuna. Allora, almeno non ci disturba mentre facciamo i video. Quindi, ma dai, non ci credo ancora. Davvero così alto, Continuo a salire, per favore, per favore. Continuo a salire. Siamo arrivati alla vetta, per fortuna. Manco una catena montuosa di Alpi è così alta. Ma guarda, guarda tu. Ma voi l'avete mai fatta una cosa così babba su Minecraft? Andiamo! Pilla, pilla, pilla! Ragazzi, non ce la faccio. Sono rimasto a bocca aperta, un po' scontinuato. Non riesco proprio a continuare a mettere il rigido. Ero rimasto proprio a bocca aperta. Quindi cadendo nel blocco di slime si muore. Pure, vero, addirittura siamo arrivati a questo punto. Ma io non lo sapevo, ma dai. Vabbè, però possiamo dire che la missione l'abbiamo lo stesso completata, perché nel blocco di slime ci siamo finiti. Perfetto, ora lo togliamo. Vabbè, non facciamo rimanere. Comunque, allora, adesso dovrebbe essere arrivato il momento dell'Ender Pearl. Potrei usarla per andare lassù. Però no, perché ho paura che poi muoio, perché cade. Quindi, facciamo altre pazzie e aspettiamo. Ragazzi, sono caduto, mi sono fatto 2,5 di danno. Vabbè, continuiamo ora. Ah, ragazzi, ho scoperto che Fede non si vede i video, sta giocando a Clash Royale. Perché io gli ultrasuoni ho sentito le cose dall'altra camera, ho sentito. Allora, ragazzi, allora io non so se con le... aspetta, te solo un secondo. Allora io non so se con l'Ender Pearl, con la perla dell'Ender, Ender Pearl, mi salverò. Forse muoio lo stesso anche se lo lancio. Quindi la devo lanciare molto prima, ma non è questo che ne devo. Comunque, salta. Ma dove sono? Mi sono salvato! Mi sono salvato! Ti adoro, acqua, ti adoro! Mi sono salvato, ragazzi! Non sapevo che davvero si poteva fare! E siamo anche in relax! L'ho presa infatti
Il grafico va bene. Ma non riesco a salire una cosa così semplice. Ce l'abbiamo fatta! Siamo rimasti vivi! Yuhu! Comunque spero che ora la caduta della piuma mi salvi. Non so bene che dovrebbe fare, ma spero che mi salvi, che serve a salvarmi proprio. Per favore. Allora, dallo all'utilizzatore. Sì, ma a che serve l'incantamento? Vabbè. Ah, vero, non me lo può dire perché. Perché io gli ho detto cos'è l'armatura. Vabbè. Sono cretino. No! Meglio che rimaniamo così. Ok, allora spero di essere arrivato. Ancora si vede benissimo che non ci siamo arrivati e che qua stiamo per morire se moriamo se cadiamo, però abbiamo anche tanto tempo, ci possiamo anche salvare se cadiamo con l'armatura, spero, sempre dico io. Però ho pensato una cosa, possiamo salvarci con gli elitra anche. Si aggiungerà un po' dopo, per ora no, però ancora. Mamma mia, questo mondo non finirà mai. Sì, ma togli la mappa, per favore, non vuoi morire così facilmente. E non morirò così facilmente, in realtà sono già morto mille volte. Vabbè, ragazzi. Allora, però possiamo anche beccare l'acqua, significherebbe parare, quindi lo so ragazzi che dovremmo buttarci da qua, ma se invece ci buttiamo così, sì, buttiamoci così. Ah, perfetto. Adesso è una menzogna, è una stupida, cretinissima menzogna. Scusate, voglio vedere un attimo. Ma che serve? Ma se io cado da 5 metri? Ma, vabbè, sti blocchi me li butto. Ma mi servite a niente. Ma anche sti secchi. La mappa no. Vabbè. Allora, ragazzi, scusatemi solo un momento che devo andare di nuovo in creative e prendermi gli elitra. Questo mondo non finirà mai. Ma perché? Ragazzi, allora siamo in creative perché dovevo prendere un attimo i cosi. Intanto dalla rabbia, mamma mia, sti cosi li bruciamo. Ragazzi, li bruciamo, ok? Comunque intanto prendo un secchiello di lava. Sempre per bruciarli, no? Mettiamo qua. Perfetto, la rabbia li bruciamo. Ne mettiamo ancora. Ma sì, mamma mia, la facciamo diventare una piscina di lava. Dall'acqua alla lava. Dall'acqua alla lava. Questa volta anche meglio. Ok. Però non ci... No. Ragazzi, alla fine del video invece ho cambiato idea. Buttiamoci in questa piscina di lava. Tanto così per ucciderci. Ossidiana rotta. Ora non esiste più. Ma come faccio ad aggiustare tutto questo? Scusate ragazzi, metto pausa perché ci impiegheremo 2 ore. Vabbè, sentite ragazzi, è impossibile. Anzi, bruciamo anche questo, sentite.
Oh cavolo, si brucerà la povera ragnatela, si brucerà il povero slime, non serve, ops, lo slime è rimasto intero ma la ragnatela no, uno slime di fuoco. Comunque allora, ora accendiamo anche il secchio. Ok, allora, prendiamo gli elitra, quello che dovevamo fare all'inizio. Lo so, un cretino, me lo sono scordato, elitra. Si possono equipaggiare già così. Perfetto, andiamo in survival. E sapete che dobbiamo fare? Spero. Meglio che non lo sapete, anzi. Ragazzi, intanto direi io di provare. Funziona o no? Aia, non me lo ero ricordato prima di equipaggiarli. Allora, intanto prima proviamoli perché potrebbe essere fasullo. Funzionano! Perché non voliamo? Non voliamo! Oh oh, sapete che significa? Però non ci togliamo! Non facciamo danni, però gli elitra! Non sapevo che si consumavano, perché io li ho sempre usati in creative, quindi... Vabbè, ragazzi, mi sono scordato che mentre ero in creative potevo approfittarne e posso scalarmi tutta questa cosa in survival, potevo direttamente volare fino a qua. Vabbè, ci avrei impiegato lo stesso 2 ore. Comunque, cioè, facevo prima lo stesso. Vabbè, ormai siamo arrivati. Allora... Abbiamo gli elitra qui in mano e quindi ora li togliamo. Allora, vabbè, ora li mettiamo. Allora, dobbiamo buttarci ora. Yuhu, però non possiamo volare più. In creative se tieni... Ma se sopra la lava ci sale? E ce l'abbiamo fatta, ne siamo usciti ancora vivi. Adesso vi avevo promesso che ci buttavamo nella lava. E lo farò. Ragazzi, un'idea ancora migliore. Ci buttiamo nella lava insieme agli elitra. Bom, bom, bom. Avete capito bene, ci buttiamo nella lava mentre planiamo. Ok, io mettere pausa perché guardate dove è la cima. Ragazzi, mentre salivo la scala sono andato dentro quella nuvola. Non ci capivo più niente. Ci ho andato per un secondo solo comunque. Allora, mentre noi abbiamo gli elitra, guardateli, come se siamo già una farfalla, sembriamo. Vabbè, allora, siamo arrivati in cima dopo un lungo viaggio. E quanto Super Fabrics guardò l'orizzonte e si buttò nella lava insieme ai suoi elitra, planando. Ragazzi, non è questo quello che volevo fare. Io volevo in realtà. Dove sono finiti gli elitra? Eccomi. La mappa vuota. Cioè la mappa zero. Perché si chiama zero? Vabbè. Ecco, quindi adesso ci intremo veramente. Allora, devo soltanto trovare una cosa qua. Mamma mia, è possibile. Sentite ragazzi, io scavo una buca. Scavo una buca, scavo una bucaglia. Però come risalgo? Sono cretino. Me lo potevo scavare. Allora, di 6 blocchi, intanto li equipaggiamo e ci buttiamo nella lavetta. Ok, allora. Aia. Oh.
Ok, per oggi direi che è tutto. Ma questo coso offensivo, Fabrizio ha cercato di nuotare nella lava. Mamma mia, guarda, ci sta sfottendo, ha detto Fabrizio ha provato a nuotare nella lava. Ah sì, ora gli faccio vedere io, vedete? Gli faccio vedere io questa lava. Sono sicuro che era la lava a parlare. Ora gli faccio vedere io. Allora, mi stavate chiedendo che idea avevo? Esatto, TNT. E cosa sarebbe più bello di non far esplodere tutta questa lava? Che si permettono di... No! Ops. Ci è mancato poco, ragazzi. No. Non voglio che esplode già tutto da solo, senza il mio via. Quindi, sta attenta, lava, non esplodere, per favore. Lo so che se il TNT... No! È fatta per esplodere la TNT. Ma sto chiedendo! Ops. Troppo tardi. Mamma mia, meglio mettere il TNT. Mettiti TNT. Oh, cavolo. Ah, c'è ancora. Si permette di presentarsi ancora. Mamma mia. Ora gli faccio vedere se si fa presentare. Ora gli faccio vedere. Mamma mia. Prima è esplosa solo la TNT perché non vedeva l'ora. Ma adesso gli faccio vedere io che la faccio esplodere. E che non voleva farsi umiliare, allora si è fatta esplodere da sola. Mamma mia, ora ti faccio vedere io. Ecco qua. Ops. Troppo tardi, la mia è esplosa prima. Tu vuoi, mamma mia. Ora ragazzi, immaginate, perché non basterebbe, mamma mia, io ho tutto, sempre tutto. Acqua? Mi sa che stai per prosciugarti, sai? Ma dai, non si sono incontrati. Ma veramente, state dicendo, li faccio incontrare. Mamma mia, se mi hanno spendato. Ma... Ma perché? La spegniamo. Hai paura dell'acqua, vero? Beh, mi dispiace per te, allora. Trasforma. Oh. Spegniamo la prosciugata. Avete capito che sto facendo? Mamma mia, vi faccio sentire di serenata. Sentite, prendiamo dei blocchi, per favore. Ma così spegne solo tutto. TNT. Così è tutto più esplosivo, ragazzi, no? No. In più. E anche una doccia di questo. Così siamo tutti alla pari. Anzi, no, una doccia. Una leva. Ah, ci ho fatto in tempo, eh? Mamma mia, sto cercando di mettere... Mamma mia!
mamma mia, tutto sta esplodendo. Vai, acqua! Mamma mia, qua c'è ancora lava! Non ci posso credere! Si è salvata della lava ancora! Mamma mia, e nel cratere di quel vulcano però c'era ancora della lava. C'era ancora, esatto. Esatto. Ma come faccio a toglierla tutta, ragazzi? State dicendo che c'è ancora lava. Oh cavolo. Oh cavoli. Ah ah ah. Aiuto. Oh no. Cade qua, è fritto. Ma non intendo. Intendo in modo letterale. Possibile toglierla. Ragazzi, questo è un vulcano ormai travolto dall'acqua. C'è qualcosa che lo potrà mai fermare, che potrà mai salvare il vulcano da tutta questa. Ma pensavo che la lava era orribile, ma l'acqua è ancora peggio. Guardate, se ci vuole un altro secchio. Senti, no, comodo. Vabbè, ragazzi, rimedierò a questo disastro. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi farò una foto, magari, non so, del vulcano. Non farò qualcosa per farvelo vedere. Ma io vi auguro una buona giornata da Fabrizio. Vabbè, è impossibile gettare le cose in quest'acqua. Ve l'ho detto, è maledetta. Stavo dicendo? Ah sì. Out! Ragazzi, mentre ho provato a risolvere quel guaio che abbiamo fatto, sono riuscito a rifarlo. Poco tempo, anzi, ci è voluto anche alla fine. Però se restavo al chiaro. E va bene, ti do latte e mentì, ti do tutto quello che vuoi, ma fammi uscire vivo. Tieni, ti do anche il secchio d'acqua. Ma fammi uscire vivo. Vabbè, se non mi vai uscire vivo tu, non mi vado solo. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi auguro una buona giornata da Fabrizio e Federico, che è appena arrivato.